Ognuno la può pensare, come diceva il consigliere Cavallaro, con la sua testa. Io con la mia testa ho un tantino di preoccupazione, però nel votare la mozione, sindaco, io dico che si apre sul piano politico un nuovo scenario, perché mette in gioco la politica e soprattutto la città di Taormina e la classe politica di Taormina, che a mio avviso non è stata rispettata, e lo voglio ribadire, nella proposta dello statuto della dottoressa Piazza, né viene rispettata nello statuto votato dal comitato Taormina Ante e dalla giunta municipale di Taormina. Non so, penso che sia lo stesso da parte della provincia e del comune di Messina. Fermo restando che io sono fermamente convinto che per quanto riguarda il comune di Taormina, lei deve assumere quel ruolo che spetta alla città, caro sindaco. Litighi col presidente della regione, litighi con il presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Berlusconi, ma lei ha l'obbligo di tutelare la città di Taormina. Io in merito a questa questione voglio solo ricordare quello che ho detto a questo Consiglio Comunale in sede di discussione di bilancio, quando dal Comitato Taormina Arte abbiamo avuto i dati del bilancio del 2007. I dati di finanziamento sono questi, relativi al 2007. Assessorato regionale turismo, euro 3.204.000. Ministero beni culturali per il cinema, 250.000 euro. Ministero beni culturali teatro, 75.000 euro. Ministero Beni Culturali Musica 250.000 euro, Presidenza della Regione 5.000 euro, riferiti al 2007 sono 3.734.000. Per il Sinopoli Festival c'è l'assessorato regionale al turismo, ha dato 60.000 euro, il Ministero Beni Culturali Musica 40.000 euro, la Fondazione Bonino Puleo 5.000 euro, la Fondazione Banco di Sicilia 150.000 euro, per un totale complessivo di 4 milioni circa. I biglietti sono stati, gli incassi relativi al 2007 sono stati per 284.218,80 e 125.714,50, 409.933. Io mi fermo qua, sindaco, non riferisco al consiglio, perché questo foglio io l'ho proiettato qua, non vi parlo delle spese e delle uscite. Io sono convinto, sindaco, che così come è stata articolata la composizione di questo comitato, del resto la mia posizione è notoria, merita una seria riflessione, nei confronti della città di Taormina e merita una riflessione anche nei confronti della regione per i dati che ho dato. Non cerchiamo di essere velleitari o immaginare, secondo il mio punto di vista, finanziamenti che non hanno senso, non si sa di dove arrivano, perché una manifestazione come questa ha bisogno di risorse e sono sicuro che lei, a prescindere dalle posizioni politiche, saprà trovare la strada. Io credo che questa mozione rafforzano di più, e inviterei la minoranza, o come la chiama Cimona, la proposizione, perché il termine vedere
avevano richiamato perché era un termine che ha usato Bersani nella conferenza stampa pomeriggio nei confronti di Berlusconi. La proposizione chiederei a votarla questa mozione, anche se ci dobbiamo prendere un po' di bicarbonato, perché io penso che la posizione del sindaco, perché a questo punto il sindaco su di sé si caricherà o il successo o l'insuccesso, perché tutto il consiglio comunale è dietro di lui. Noi sindaco queste cose glieli diciamo in consiglio comunale, abbiamo tenuto 5 consigli comunali, ci siamo confrontati anche aspramente, però questa sera siamo al dunque. Il mio richiamo è soprattutto per la posizione politica del consigliere Giardina, che ci ha annunciato che la proposizione esce. Io direi che se siamo interessati a questa cosa abbiamo tutti l'obbligo di rimanere in aula e esprimerci con il nostro voto, perché non è una, questa questione non riguarda solo la maggioranza, ma riguarda la città di Taormina. Ho concluso.